Il redattore che ha curato la recensione di Shinobi per uno dei siti più importanti della Terra, ovvero Retro Gaming History, ha detto di questo videogioco: Shinobi è stato e rimarrà un capolavoro immortale. E anche se i ninja non sono più di moda come un tempo, provatelo e vi ritroverete a girare per casa a lanciare shuriken a destra e a manca. Non potendo indagare sulle abitudini casalinghe del nostro Epical, l'importante è capire quanto fosse coinvolgente, divertente e pieno di carisma questo videogioco. Era talmente pieno di carisma che la Sega volle convertirlo per davvero tutte le piattaforme: Sega Master System, Amiga, Commodore 64, Nintendo NES, davvero tutte. Sì, davvero tutte. Anche per lui. Il PC. Paura, eh? È la prima volta che in disgusto parliamo di una conversione, ma bisogna dire che questo Shinobi per DOS è davvero qualcosa di magnifico. La Sega, pensate un po', ha affidato la programmazione a ben 4 programmatori. 4! Guardate le immagini, sembra il lavoro fatto da un dilettante allo sbaraglio, da qualcuno che assolutamente non ha alcuna nozione di programmazione, sembra un prodotto di livello quasi amatoriale. Volendo essere particolarmente generosi, potremmo dire che lo schermo qui si aggiorna 7-8 volte al secondo, ma probabilmente anche meno. La grafica è inoltre nello standard VGA. Questo può essere anche perdonato, visto che il gioco risale addirittura agli anni 80, quindi va bene, pazienza, possiamo accettarlo. Si tratta del 1989, quindi la VGA non si era ancora imposta, anche se esisteva all'epoca. La cosa più buffa di tutte, però, del reparto estetico è che questo gioco potrebbe essere confuso con qualcosa di completamente diverso, potrebbe tranquillamente non chiamarsi Shinobi. Perché buffo? Beh, perché alla Sega, giusto perché avevano tanti soldi da spendere evidentemente, hanno ingaggiato addirittura due grafici apposta per questo titolo, gente che quindi aveva un'esperienza sul campo, doveva avere qualche cosa da dire in merito, e invece questo è il risultato. Sembra che tali grafici, oltre che i programmatori, non abbiano assolutamente mai visto il coin-op, che non avessero alcuna idea di come, di quale fosse lo stile, di cosa ci fosse da fare. Davvero un lavoro fatto quasi al buio, non si capisce davvero. E poco importa che lo standard EG abbia soltanto 16 colori e tra l'altro di tonalità piuttosto sgradevoli. Vogliamo dire qualcosa sul sonoro? Basta ascoltarlo, sinceramente. Pip, 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 pip. Davvero qualcosa di triste. Anche stavolta possiamo dire che all'epoca le schede audio non erano così diffuse, ma la Sound Blaster era appena uscita, la D-Lib era fuori da 2 anni, e pare che non siano state assolutamente considerate dai programmatori. Per quanto riguarda la giocabilità, potrete anche provare ad immaginare. Se non assomiglia la grafica al videogioco, figuratevi la giocabilità. E difatti sembra talvolta di giocare a stage diversi, non soltanto appunto per una questione estetica, è proprio che le collisioni, i movimenti dei nemici, l'intelligenza artificiale è completamente diversa da quella originale. Si tratta di due lavori andati avanti tramite due strade completamente diverse, che non si sono probabilmente mai intersecate se non a livello appunto della firma del contratto per la licenza. Shinobi è un campione del disgusto, e sapete perché? Perché è davvero in grado di catturare l'incapacità umana nell'organizzazione, nel senso artistico, nella abilità programmatoria. È davvero un mix eccezionale di tutti questi elementi, un titolo che a suo modo saprà farsi ricordare veramente per sempre. Provatelo, ragazzi, provatelo. Abbracciate anche voi il fascino del trash.